La retromarcia prolungata è una delle manovre che gli esaminatori richiedono di eseguire molto spesso durante la seconda fase dell'esame di guida, ovvero quella appunto delle manovre. Ho già spiegato in questo video come viene suddiviso l'esame di guida, se non l'hai visto lasci il link qui sotto in descrizione, oppure per vederlo basta anche cliccare sulla scritta che compare adesso qui in alto a destra. In questo video vedremo prima di tutto come eseguire passo a passo la retromarcia prolungata, poi saliremo in macchina per eseguirla dal vivo e infine un riassunto veloce di tutto quello che è stato spiegato. Sigla e iniziamo. Ci tengo prima di tutto a fare un veloce ringraziamento a Insta360 per avermi inviato questa One RS Twin Edition, che è un'action cam modulare dotata di due diversi obiettivi intercambiabili tra di loro in davvero pochi secondi. Uno permette di eseguire riprese in 4K a 30 frame per secondo e l'altro obiettivo serve ad eseguire incredibili riprese a 360 gradi, che è quello tra l'altro che ho utilizzato in questo video all'interno dell'auto. Questa One RS incorpora un potente stabilizzatore che permette di utilizzare la cam anche in situazioni estreme, come ad esempio sul manubrio di una mountain bike, e di avere come risultato riprese sempre ben stabilizzate. La batteria garantisce un'autonomia di circa un'ora, facendo riprese in 4K a 30 frame per secondo, e inoltre ci sono tre microfoni per garantire sempre un audio di buona qualità. Nella confezione troveremo il comodissimo case per inserire la cam, operazione che si esegue davvero velocemente, e poi ci sono i classici attacchi standard, quelli che vengono utilizzati ad esempio anche dalla GoPro, per poter fissare la cam per le nostre riprese. Il prezzo è molto competitivo considerando tutto quello che offre la cam, è attualmente in vendita ad un prezzo promozionale, non so per quanto durerà, di 509 euro, ovvero con 60 euro di sconto. Essendo io un loro affiliato, cliccando sul link che vi lascio qui sotto in descrizione, la potrete acquistare e ricevere con una seconda batteria in dotazione in omaggio senza costi aggiuntivi. Ma adesso vediamo come eseguire la nostra retromarcia prolungata. Per eseguire correttamente la retromarcia prolungata rettilinea, non dovremo stare attenti solamente dal momento in cui inizieremo a retrocedere col veicolo, ma sarà molto importante, fondamentale direi, impostare correttamente la manovra. Prima di fermarci dovremo ovviamente, col dovuto anticipo, controllare lo specchietto laterale destro ed attivare l'indicatore di direzione, sempre destro, questo per avvisare i conducenti degli altri veicoli della nostra intenzione di fermarci. Ed è proprio adesso che inizia una delle parti fondamentali della manovra, quella che, se fatta correttamente, aiuterà ad eseguire la retromarcia nella maniera più semplice e corretta possibile. Sarà fondamentale infatti fermarsi con l'auto dritta, parallela alla linea di margine della carreggiata o comunque parallela a quello che sarà il nostro riferimento per eseguire la retromarcia in maniera rettilinea, come ad esempio la linea di parcheggi, il marciapiede o un muro o chissà cos'altro. Fermarsi con l'auto dritta sarà fondamentale per andare indietro dritti, senza dover eseguire eventuali correzioni col volante, che comunque dovremmo essere in grado di saper fare, ma qui sarà senz'altro meglio non dover ricorrere per non complicare le cose. Per fermarsi dritti può essere molto utile, se possibile, prendere un riferimento posto esattamente davanti a noi e puntarlo col muso dell'auto. L'altra cosa importante è quella di fermarsi alla corretta distanza dal margine destro, che potremo valutare in circa un metro. Mettersi troppo vicini ci farebbe correre il rischio di finire subito fuori dalla carreggiata, qualora ci spostassimo anche di poco sulla destra. Al contrario, mettersi troppo lontani dal margine significherebbe essere d'intralcio per i veicoli in transito. L'indicatore di direzione destra andrà tenuto acceso per tutta la manovra di retromarcia, questo per avvisare i veicoli che potrebbero sopraggiungere da dietro di noi che la nostra intenzione è quella di rimanere sulla destra, gli altri ci supereranno serenamente sulla sinistra. Prima di iniziare la retromarcia dovremo poi verificare che non sopraggiungono veicoli da dietro a cui dovremo eventualmente dare la precedenza. A strada libera, prima di partire, andremo a posizionare, se possibile, il braccio destro dietro allo schienale del sedile del passeggero, mentre la mano sinistra si posizionerà sulla parte centrale alta del volante. Sarà fondamentale mantenere il volante dritto e quindi le ruote dritte durante tutta la manovra di retromarcia. Cosa dovremo guardare mentre retrocediamo? Come quando corriamo in avanti, guardiamo in avanti, quando procediamo in retromarcia guarderemo dietro di noi
E per farlo dovremo eseguire una leggera rotazione del busto e girare la testa per guardare attraverso il lunotto, ovvero il vetro posteriore. Potremo e dovremo anche ogni tanto dare un'occhiata veloce allo specchietto retrovisore destro per verificare la nostra posizione rispetto al margine della carreggiata, ma dovremo soprattutto guardare dietro di noi, ovvero dove stiamo andando. Non potremo fissare gli occhi sullo specchietto laterale destro perché retrocedere guardando solamente lo specchietto sarebbe come andare in avanti guardando il finestrino, ovvero guardando di lato invece che davanti a noi, cosa sicuramente poco sicura ai fini della circolazione. Quindi abituiamoci a guardare indietro dando solamente rapidi sguardi allo specchietto laterale. Se ci siamo fermati con l'auto dritta e abbiamo mantenuto il volante dritto durante tutta la retromarcia, avremo eseguito nel modo più semplice e corretto possibile questa manovra. La velocità a cui dovremo procedere durante la retromarcia dovrà essere piuttosto moderata, non comunque troppo ridotta, ma neanche troppo elevata. Se siamo alla guida di un'auto diesel, è probabile che basti semplicemente sollevare la frizione, senza dover neppure accelerare. Già così è possibile che l'auto proceda ad una velocità adatta ad eseguire questa manovra. Ma adesso saliamo in macchina e andiamo ad eseguire una retromarcia prolungata rettilinea. Le cose da fare per eseguire correttamente la retromarcia prolungata rettilinea saranno quindi controllare lo specchietto destro e attivare l'indicatore di direzione destro prima di fermarsi e poi cercare di posizionare l'auto dritta parallela al margine della carreggiata a circa un metro di distanza. Dopo aver inserito la retromarcia controlleremo che non sopraggiungono veicoli da dietro a cui dovremo eventualmente dare la precedenza. Posizioneremo poi il braccio destro dietro lo schienale del sedile del passeggero e la mano sinistra sulla parte centrale alta del volante, ruotando il busto per riuscire a guardare dietro all'auto attraverso il lunotto. Inizieremo quindi a retrocedere, verificando la corretta posizione dell'auto e controllando ogni tanto lo specchietto laterale destro. Se abbiamo eseguito tutto come si deve, la retromarcia prolungata rettilinea diventerà un gioco da ragazzi. Qualora il veicolo non dovesse procedere in maniera esattamente rettilinea, ma si dovesse quindi spostare lateralmente, bisognerà essere in grado di correggere la traiettoria. Se il veicolo si sposterà troppo a destra, col rischio addirittura di andare oltre il margine della carreggiata, dovremo correggere la traiettoria girando leggermente il volante verso sinistra, e leggermente significa di qualche centimetro, non di più. Sarà fondamentale quindi non girarlo troppo per non rischiare di perdere il controllo del veicolo. Basterà davvero spostarlo di qualche centimetro verso la direzione in cui vorremmo far andare il veicolo. Quindi, se l'auto sta andando troppo a destra, gireremo un po' il volante verso sinistra e viceversa. Se l'auto sta andando troppo a sinistra, gireremo di qualche centimetro il volante verso destra, mantenendolo girato in questa direzione fino a quando avremo riportato il veicolo nella giusta posizione. Non saranno così tanti i metri da percorrere in retromarcia e quindi la manovra finirà abbastanza velocemente. È possibile che le prime volte che si prova ad eseguire questa manovra qualcosa non vada per il verso giusto, può capitare di andare un po' storti e la maggior parte dei ragazzi tende a spostarsi verso sinistra e questo sicuramente è dovuto al movimento di rotazione del busto che viene fatto per guardare dietro di noi. Qualche tentativo e qualche suggerimento mirato e si riuscirà sicuramente ad eseguire questa manovra senza alcun problema. Spero di esservi stato d'aiuto e di avervi dato utili indicazioni per eseguire correttamente questa manovra. Finisce qui anche questo video. Noi ci rivediamo presto con il prossimo, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea.